in compagnia di Rosa Criscuolo, che ormai è un abitué di Libri TV, la nostra corrispondente dalla situazione politica campana, che è in fermento. Ovviamente stiamo parlando in prospettiva delle elezioni amministrative, stiamo parlando peraltro anche di un certo avvicinamento tra Marco Pannella e De Luca. Insomma, ci sta un qualcosa che è bolle in pentola. Chiediamo un pochino a Rosa, lì che vive in un territorio, come un po' questa cosa è vissuta. E innanzitutto buonasera a tutti, e siamo qui alla seconda giornata di comitato di Radicali Italiani, che potrebbe essere anche un po' più turbolenta, però il dibattito stenta, diciamo, a decollare, quindi per ovvi motivi, insomma, interni. In merito all'appoggio che è stato manifestato da Pannella al candidato a governatore De Luca, diciamo che il riflesso sicuramente nella situazione politica attuale è di medio entusiasmo, in quanto la Campania vive una situazione politica disastrosa. Però sicuramente sarebbe importante che il Partito Radicale fosse comunque presente sul territorio, ma a prescindere dall'appoggio al candidato De Luca, già che Marco Pannella e insieme alle associazioni, tu sai che sono anche membro di giunta dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Sì, abbiamo messo un po' di cose nella presentazione che ormai diamo per scontate. Rosa, abbiamo, peraltro dobbiamo anche dire a questo punto che abbiamo inaugurato con Rosa questo set. Che abbiamo avuto come indicazione, che sono le scale, l'abbiamo inaugurato con lei la prima volta, in quanto la prima intervista fu metà in un luogo proibito e l'altra metà su queste scale. E le scale c'è chi le scende e chi le sale. E quindi comunque i radicali sono presenti sul territorio campano, a prescindere da questo appoggio da parte del leader di Marco Pannella, e qua forse si discuterà sulle modalità reali, proprio concrete, insomma, cosa che non tocca a noi dirigenti, quindi membri del comitato, attraverso un esame della questione in modo sano, ovviamente, perché noi siamo lontani dalle logiche partitocratiche, dal voto di scambio e dalle cupole della partitocrazia, per cui diciamo che la presenza dei radicali ha tutt'altro significato rispetto ai partiti. Non inseguiamo le poltrone, questa, diciamo, è il motivo per il quale io poi sono entrata. E la cosa comica che mi ha coinvolto è stato il fatto che, ovviamente, come tu potrai ben sapere, caro Gianni, avendo Marco parlato dell'appoggio, subito la stampa campana ha parlato di una mia eventuale candidatura. Allora, io non ho firmato nulla, non ho scritto nulla, per cui non so questa cosa da cosa possa essere nata. Chiaramente la mia posizione personale, già che sono stata chiamata in causa e sono qui con te, e mi auguro che poi Liberi TV venga diffuso in tutta la Campania. È regolare, guarda, internet va anche in Groenlandia volendo, quindi non ci sono problemi. Poi le posizioni personali ci interessano sempre tanto. Ma in Groenlandia di De Luca, però, dai. No, effettivamente si parlerà di Liberi TV, ma non di... Vabbè. E la mia posizione personale è semplicemente questa, che qualsiasi governatore che dovesse essere eletto in un periodo di democrazie minoritarie, perché, caro mio, le elezioni avverranno il 31 di maggio tra comunioni e bagni a mare, io non so quale sia il partito che vincerà, ma sicuramente il partito del non voto, che vincerà su quello dell'astensionismo e anche su quello di protesta, perché oramai comunque il movimento di protesta per eccellenza, il Movimento 5 Stelle, diciamo che è al terzo posto, prima ci sono gli altri, quindi. Sicuramente credo che il precedente governatore abbia disatteso il suo programma elettorale, perché questo si... Noi cittadini, io sono un cittadino, me ne rendo conto, insomma, dal welfare, insomma, non stiamo bene, non stiamo bene in Campania. Per cui a tutte le vicende giudiziarie di cui io e te abbiamo parlato spesso,
noi avremmo bisogno di un'azione politica più forte, cioè avremmo bisogno di un leader. Se De Luca incarna, a prescindere dai radicali e da ogni altro tipo di partito, questo tipo di caratteristica, allora io penso che possa ambire a questa poltrona. Ovviamente la Campania è un territorio difficile e rappresenta un compromesso di vari tipi di poteri, quindi probabilmente all'azione contro la corruzione del magistrato Cantone potrebbe accompagnarsi questa azione politica di ricostruzione, ma devono essere tutti campani, radicali, di sinistra, la sinistra è spaccatissima, centrodestra, moderati, cosentiniani, quei poveri cosentiniani che li hanno combinati, e tutti devono lottare per questa cosa. Quindi in bocca al lupo a qualsiasi candidato a governatore voglia vincere per la Campania e non per se stesso. Perfetto, ottimo messaggio questo. A questo punto io penso che in chiusura è doveroso un saluto a Luigi Mazzotta, Gio Bello come lo chiamo io, perché insomma non è venuto oggi al comitato, mandiamogli un saluto. Luigi, io ti sono vicino, ti sono solidale e sarò sempre con te a tutti i nostri sit-in del carcere, fuori il carcere di Secondigliano, di Poggio Reale, adesso è andato a Pozzuoli con l'onorevole Leonardo Impegno per la prima volta. E quindi Luigi continua, oggi è in protesta, non è voluto venire perché lo stava arrabbiato per varie questioni che secondo me possono anche essere, diciamo, condivise. Io avrei voluto averlo qui, avrei voluto averlo, ho perso tutti i voti, avrei voluto che lui era qui insomma con me, perché comunque Luigi è l'Associazione per la Grande Napoli, per me, perché è il soggetto che mi ha avvicinato al mondo radicale e all'anima della mia azione politica. Ogni volta che io sento tutti questi politici che parlano facciamo qua la lista, i voti di scambio, non si capisce niente, poi viene Luigi e fa: Rosa, ma a te che ti importa? Tu sei una radicale. E io mi riprendo e quindi... Vabbè Luigi, mio marito virtuale, radicale, ti saluto. Luigi, dopo una dichiarazione simile, io sono pieno di invidia nei tuoi confronti. In bocca al lupo per qualsiasi cosa e per questa associazione che sappiamo essere molto attiva nella battaglia a favore diciamo, di carceri migliori e a fianco anche ai familiari dei detenuti. Grazie ancora, a Rosa, ciao, ciao Luigi.